Sastat sempre più presente a Fano dopo l'ospitalità data a Foresta Nera e Mare Blu, i disabili che sono venuti nella nostra città. Oggi un altro gruppo di rastatesi visita Fano. Insomma, è un gemellaggio che dura, questo che ormai è ultra trentennale, ha festeggiato tanti anni. Assessore Manocchi, oggi l'accoglienza è un vincolo di amicizia che si restringe. È un vincolo di amicizia che è forte, e questo lo testimonia appunto la volontà e la partecipazione da parte dei cittadini di Rastatt, che oggi di nuovo sono a Fano, trascorreranno qui l'intera settimana con una serie di iniziative chiaramente che riguardano, diciamo, tutta la città, per cui sia da un punto di vista culinario, da un punto di vista proprio delle scoperte, della visita alla nostra città. Sono circa 40 anziani che di buon grado appunto hanno deciso, ecco, di trascorrere qui questa settimana. Proprio il prossimo anno questo gemellaggio festeggerà 40 anni. Questo significa che proprio c'è la voglia, il desiderio di continuare questa conoscenza che va oltre i confini, ed è lo spirito vero del gemellaggio. C'è anche l'associazione Senza Frontiere, che è un sussidio importante per l'amministrazione comunale, ma Fano sarà altrettanto presente a Rastatt come rastattesi a Fano? Amici Senza Frontiere rappresenta l'associazione che appunto segue tutta l'organizzazione e quindi segue i gemellaggi, veramente bravissimi. Saluto e per questo ringrazio il presidente Max Barbadoro e tutto il direttivo e le persone che si spendono in prima persona, penso anche a Simona Rabbi che parla correntemente tedesco e che proprio fa da cerniera tra la nostra lingua e la loro lingua, consentendo a queste persone chiaramente di fruire dei servizi e di avere agevolezza nella gestione appunto del periodo che trascorrono qui a Fano. È necessario anche da parte dell'amministrazione comunale che possa andare in visita a Rastatt, e ci organizzeremo per far sì che questi gemellaggi continuino a essere potenziati, vengano mantenuti vivi e, perché no, cercare di farne anche degli altri. Gastronomia e cultura in prima linea? Beh, direi proprio di sì. Sono la nostra città, tantissimo da offrire da un punto di vista storico, artistico e culturale, anche da un punto di vista culinario, che insomma non guasta mai e unisce, fa, diciamo così, una da bella cornice.